nella bellezza selvaggia della costa siberiana, vive una magnifica creatura. Nota come Amba, che significa Dio e Diavolo. La tigre siberiana. Uno degli animali più affascinanti al mondo. Il simbolo di forza, potenza e bellezza. Eppure, nonostante la reputazione di cui gode, è pericolosamente vicina all'estinzione. Solo meno di 400 esemplari sono rimasti in libertà. Questi scienziati utilizzano degli apparecchi radio per conoscere meglio le tigri e cercano di salvare una delle creature più selvagge del mondo. Questo è un team internazionale formato da ricercatori russi e statunitensi che lavorano a questo progetto. Prova a metterla verso la collina, prova un po' a destra. I loro sforzi daranno un contributo fondamentale alla sopravvivenza della tigre, la cui salvezza è legata alla conservazione di tutto ciò che esiste nell'ombra della tigre. Gli inverni della Russia orientale sono molto lunghi e rigidi. L'aria gelida che proviene dal cuore del continente stringe la terra in una morsa di neve e ghiaccio. Nella tarda primavera, l'aria tropicale che giunge dal mare del Giappone riscalda la terra. E finalmente i gelidi inverni lasciano spazio a estati miti durante le quali la vita fiorisce. Una vasta e ininterrotta foresta di coniferi, la taiga russa, copre gran parte di questa regione. Si tratta della più grande foresta selvaggia del mondo, l'ultima roccaforte delle tigri siberiane. La tigre siberiana, il felino più grande del mondo, arriva a pesare 360 kg, quasi il doppio di un leone adulto. Nata nel ghiaccio e nella neve, può raggiungere una velocità di 80 km orari. È un animale splendido che da millenni vive in queste foreste sperdute, aiutata dal suo istinto e dalla sua esperienza. Un tempo erano migliaia e vivevano in un'area che dalla Russia orientale giungeva alla Corea del Sud. Ma il bracconaggio e i cambiamenti del suo habitat stanno creando danni irreparabili. Oggi esistono meno di 400 tigri siberiani in libertà. Si trovano quasi esclusivamente lungo una stretta catena montuosa sulla costa siberiana e la riserva Sikhotyalin è nel cuore della terra delle tigri. Quest'area è molto grande e racchiude più di 1500 km quadrati di montagne, fiumi e coste. Al limite della foresta, i caprioli stanno cercando un po' di cibo. Sempre in allerta, sanno che là, nella foresta, ci potrebbe essere una tigre che aspetta di attaccarli. E infatti c'è una femmina che aspetta il momento giusto per attaccarli.
Oggi però non farà una buona caccia, ma ha bisogno di trovare altre prede in poco tempo, dato che ha un'altra bocca da sfamare. Questo cucciolo di 6 mesi si chiama Larisha. La tigre adulta invece è Katia, sua madre. Fanno parte di una ricerca dedicata alla vita delle tigri siberiane. Linda Curley e John Goodrich sono marito e moglie. Insieme coordinano gli studi del Siberian Tiger Project, una ricerca russa e statunitense condotta dall'Honecker Wildlife Institute dell'Università dell'Idaho. Questo istituto americano studia le specie protette in via d'estinzione. Per John e Linda, seguire le tigri nella foresta siberiana rappresenta il sogno di una vita. Mi emoziona vedere questo grande mammifero, la sua pelliccia arancione e bianca a strisce nere. Sono bellissime. Purtroppo non le vediamo tutti i giorni, ma quando le vediamo, quello che proviamo è talmente forte. Insomma, ne vale proprio la pena. Credo che abbiamo una fantastica opportunità di proteggere le tigri ed è veramente un onore partecipare a questo programma. Adoro il bosco e adoro la vita selvatica. Più è selvatica e più mi piace. Uno dei miei posti preferiti al mondo è la spiaggia di Guantamine, dove è più facile trovare l'orma di una tigre che quella di un uomo. Quando vado nella foresta con il mio zaino per una settimana, realizzo il mio sogno. È come una vacanza, non un lavoro. La cosa che amo nella ricerca sul campo è imparare come interagiscono tra di loro specie diverse, oltre che gli esseri umani, come vivono, come si procurano da mangiare. E mi piace poterlo osservare direttamente, mi piace essere lì a vederlo. John e Linda raramente vedono gli animali che studiano. Le tigri sono animali molto diffidenti, non puoi semplicemente aspettare di vederle. Quindi dobbiamo avere questi strumenti radio in modo da poterle seguire e trovare le risposte a molte delle nostre domande. John e Linda usano la radiotelemetria per conoscere i segreti di questo animale così sfuggente. In questo modo sono in grado di determinare la dimensione del campo d'azione di una tigre, le sue abitudini alimentari e la sua struttura sociale. A poco conosceranno la vita sociale delle tigri. Ma per poter utilizzare questi strumenti radio bisogna mettere un collare alla tigre. Per catturare un esemplare usano trappole fatte di grossi cavi di ferro che vengono messi sui sentieri frequentati dalle tigri. I cavi grossi sono perfetti perché permettono agli scienziati di catturare una tigre senza ferirla. Il cerchio della trappola va sopra la molla e quando la tigre passa di qua, mette la zampa su questo grilletto che scatta così. Presa. Il cavo è attaccato all'albero. Tutto deve essere coperto alla perfezione. Sono state preparate molte trappole che saranno controllate quotidianamente. Ora bisogna solo aspettare. Possono passare anche delle settimane prima di una cattura. Al gruppo di ricerca si è unito anche il biologo russo Igor Nikolaevich, il maggior studioso di tigri al mondo. Segue infatti questo felino da ormai 30 anni. La fortuna è dalla loro parte. Pochi giorni dopo una tigre cade nella trappola. La nostra preoccupazione principale è sapere come sta. La trappola l'ha ferita? È successo qualcosa? È molto agitata? Ci fermiamo a circa 50 metri da lei per caricare il fucile con dei dardi pieni di sonnifero. E poi ci avviciniamo lentamente e silenziosamente.
Il primo approccio è il più pericoloso perché i ricercatori non possono sapere se la tigre è immobilizzata nella trappola. Sì, è pericoloso. Era probabilmente più agitata di qualsiasi altra tigre abbia mai visto. Ok, bella, piano. Ha una zampa bloccata, John, stai attento. Ho visto. Ok, indietro, indietro. Quando le ho sparato, mi sono allontanato per lasciare che la droga facesse effetto, perché sapevo che anche se non fosse stata abbastanza, l'avrebbe almeno calmata. Infatti, quando ci siamo riavvicinati, era molto meno reattiva e meno pericolosa. In qualsiasi cattura, che la tigre sia agitata o meno, cerchiamo di evitare il contatto visivo, stiamo attenti a non avvicinarci troppo. E se possibile cerchiamo di rimanere in uno spazio che ci possa fornire protezione. In generale, tentiamo di essere tranquilli. La tigre non si è fatta nulla. Il gruppo deve lavorare in fretta prima che smetta di fare effetti il sonnifero. Quando sono sedate, le tigri non chiudono gli occhi e sono i ricercatori che devono lubrificarli e coprirli. Ok, vado a metterle il collare. Uno di noi mette il collare radio appena possibile. Attraverso il collare radio, i ricercatori otterranno delle informazioni fondamentali sul comportamento delle tigri. Qual è il numero della sua frequenza? 034. Viene messa anche una targhetta sull'orecchio per poterli identificare nel caso in cui dovesse perdere il collare. Siamo interessati a prendere tutte le misure possibili perché ci danno molte informazioni sulle condizioni di salute, sulla crescita e sulle differenze tra maschi e femmine. Beh, misuriamo i cuscinetti delle zampe, soprattutto la loro larghezza, perché ci servono per riconoscere le loro orme. Le misure delle orme ci permettono di identificare ogni tigre. Le zampe delle tigri hanno dei cuscinetti ben imbottiti. Questo gli consente di muoversi velocemente su neve e ghiaccio. Inoltre hanno artigli retrattili e affilati che permettono una presa sicura della preda. Sta già muovendo la testa. Inizia a divincolarsi e dobbiamo muoverci. La tigre si sta risvegliando e la squadra deve interrompere le rivelazioni e allontanarsi al più presto. Abbiamo messo collari radio su 9 tigri della zona e questo rappresenta solo un piccolo lavoro. Quei 9 animali dotati di collari sono un po' infastiditi, ma ci daranno così tante informazioni che ci permetteranno di proteggere l'intera popolazione. Le tigri non sono sole in questa foresta. Il villaggio di Ternay si trova al limite della riserva. La popolazione che abita qui vive da sempre a contatto con le tigri. Anche se le tigri siberiane non sono famose come mangiatrici di uomini, la gente è molto prudente. Di sera il bestiame viene riportato vicino a casa e i cani fanno la guardia. È già successo che una tigre ferita o malata girasse per il paese alla ricerca di un pasto facile.
ma normalmente le tigri siberiane preferiscono rimanere nel fitto della foresta, dove possono nascondersi facilmente. La vita nell'estremo oriente russo segue i cicli della natura. La caduta di alcuni soffici fiocchi di neve può diventare un'abbondante nevicata nell'arco di pochi minuti. Un tempo, la tigre siberiana era senza dubbio il principale predatore nell'estremo oriente russo. Per secoli ha vissuto completamente libera e senza pericolo. Ma ormai non è più così. Il mondo moderno è penetrato in queste foreste remote. L'industria del legname sta riducendo l'habitat della tigre siberiana. Le nuove strade create per trasportare legname rendono le tigri vulnerabili alle automobili e ai bracconieri. Katia e Larisha affrontano questi pericoli ogni giorno. La loro zona è divisa dalla strada più trafficata della regione. Spesso le due tigri attraversano questa strada per cacciare. John e Linda sono preoccupati per Katia. Riconoscono la sua impronta, è troppo vicina alla strada. Altre tigri sono più prudenti. 11 centimetri dalla zampa posteriore. È Katia, probabilmente stava camminando per la strada laggiù ed è arrivata una macchina. Ha corso nel bosco e poi si è nascosta dietro quest'albero. Qui si vede dove ha messo le zampe anteriori e quelle posteriori. Erano da questa parte e la coda da quest'altra, quindi probabilmente ha sentito una macchina, ha saltato da questa parte, si è accucciata e nascosta, ha visto passare la macchina e poi è tornata giù per la strada. È difficile per una tigre imparare a riconoscere i pericoli di una strada. Il primo incontro con un'automobile o con un bracconiere è spesso l'ultimo. Questa tigre è stata uccisa vicino alla strada. I bracconieri hanno scuoiato il felino, ma hanno lasciato le ossa di cui non conoscevano il grande valore economico. Il solo scheletro vale più di un anno di stipendio per una famiglia della zona. È un guadagno molto allettante per una popolazione che vive in condizioni economiche disagiate. Le ossa di tigre hanno un grande valore nella medicina orientale. Questo è infatti il principale motivo che ha portato la tigre siberiana al limite dell'estinzione. Per combattere il commercio illegale delle ossa è iniziata una campagna anti-bracconaggio in tutta la regione. Sono stati istituiti dei posti di blocco per cercare di fermare la caccia illegale. Anatolij Astovia, direttore del Sikoti Alin Biosphere Reserve, si unisce alla pattuglia. I posti di blocco sono un ottimo modo per prevenire il bracconaggio. Se troviamo un bracconiere, gli sequestriamo le prede e i fucili. La presenza di un posto di blocco è molto efficace perché, sapendo che in alcuni giorni c'è il controllo, i bracconieri non vengono qui. Ovviamente si spostano in un'altra zona della riserva, ma non sono numerosi come tanto tempo fa. In ogni caso, questo non è un lavoro molto facile. Gli uomini della pattuglia fanno turni di 24 ore ed è un lavoro difficile e stressante. Il duro lavoro della pattuglia sta dando i suoi frutti.
Il bracconaggio nella riserva è calato del 40%, ma il lavoro non finisce qui. Finché ci sarà mercato per le ossa di tigre e per la sua pelliccia, il bracconaggio rimarrà una grave minaccia. John, Linda e l'assistente Cole Ribin stanno andando nella zona di Katia. Una volta che avranno trovato le sue orme, passeranno giornate intere a seguire i suoi movimenti. Per i prossimi giorni, questa capanna fungerà da campo base. Il gruppo uscirà presto domattina per cercare le orme di Katia. Grazie agli strumenti radio sappiamo dove è Katia. Poi, quando si sposta, andiamo lì a cercare di capire cosa ha fatto e lo facciamo seguendo le orme o cercando altri segni della sua presenza. Fare il biologo da campo ed in particolare studiare le tigri è un po' come fare l'investigatore. Questo è sangue, sicuramente di alce. Le tigri siberiane si cibano prevalentemente di cinghiali, cervi e alci. Spesso le tigri trascinano quello che hanno ucciso verso un luogo più riparato. Una delle cose più interessanti che stiamo cercando di capire è quanto mangia quando è disturbata dalla presenza umana e quanto invece quando è tranquilla. Ok, qui si vede che ha mangiato solo circa il 60% di questa alce. Di solito le tigri mangiano tutto e lasciano solo le estremità delle zampe e i resti della testa di cui rimane solo una mascella. Questa non l'ha finita perché l'ha uccisa vicino alla strada e forse è ancora qui vicina. Si deve essere spaventata per il rumore delle macchine. Negli agguati, le tigri agiscono in modo furtivo. La loro tecnica consiste nel seguire la preda, fare una breve corsa per saltarla addosso, e una volta che si trova sopra l'animale, quasi sempre lo uccidono. Per sopravvivere, devono consumare dai 5 ai 7 kg di carne al giorno. Cacciano dal tramonto all'alba. Hanno una vista formidabile, grandi canini, artigli affilati e una grande forza che gli permette di abbattere prede molto più grosse di loro. Katia uccide con facilità qualsiasi cinghiale, cervo o alce. Il colpo mortale di solito viene inferto con i denti. Qui vediamo che entrambi i canini inferiori sono rotti, un elemento tipico di una tigre molto più vecchia. Gli scienziati osservano le foto dei denti per conoscere l'età della tigre. Quando sto cercando una tigre, cerco sempre di visualizzare cosa stia facendo. A volte mi capita di essere così emozionato che il battito cardiaco è accelerato. Ovviamente c'è da aggiungere la possibilità che ci può sempre essere una tigre dietro l'angolo, e questo lo rende un lavoro entusiasmante. Altre orme fresche di tigre sono state trovate nel territorio di Katia. Poco più di 9 centimetri. Deve essere per forza Katia. La misurazione conferma che queste sono orme di Katia. Queste orme però sono molto più piccole. Un'altra serie di orme molto più piccole indica che Katia sta viaggiando assieme a sua figlia di 6 mesi, Larisha. C'è del pelo di tigre.
Vediamo se ci sono altri tipi di pelo. John e Linda seguono Katia da 3 anni. È diventata la loro tigre preferita. Non è certo stato un animale piccolo a fare questi segni sull'albero. Una volta sono riusciti a vedere Katia e Larisha che giocavano insieme. È stato incredibile perché stavano giocando assieme e se normalmente l'iniziativa partiva dal cucciolo, cosa sorprendente, a volte partiva da Katia. È stato incredibile per noi vedere che la madre è disponibile a giocare come la figlia. Il rapporto fra Katia e Larisha è importante per capire come le madri crescono i propri cuccioli. Quando stanno con la madre, imparano i comportamenti sociali necessari per la loro vita. Una vita solitaria, priva della compagnia di altre tigri. Larisha è abbastanza grande per condividere le prede con la madre, ma è ancora troppo giovane per cacciare. Resterà al fianco della madre per almeno un altro anno finché non sarà capace di cacciare da sola. Prima di essere pronta all'accoppiamento, Katia ha delimitato il suo territorio ed ha passato il tempo a conoscere il suo compagno. I maschi si uniscono alle femmine non solo per motivi di accoppiamento. A volte condividono il bottino di caccia e probabilmente questi rapporti sono importanti. Normalmente maschio e femmina si conoscono prima di accoppiarsi. Katia pattuglia regolarmente oltre 430 km quadrati di territorio, che comprendono laghi ghiacciati e coste frastagliate. Le femmine scelgono il proprio territorio in base alla presenza di prede, cervi, cinghiali, alci. I maschi poi sovrappongono il loro territorio a quello di una o più femmine. Le tigri siberiane sono le tigri con il territorio più vasto. Il territorio di un maschio può arrivare anche a 1000 km quadrati. È incredibile come riescono a controllare il loro spazio e a tenere lontane altre tigri. Il solo fatto che riescono a mantenerlo è incredibile. Le tigri però spesso violano il territorio altrui e quando succede avvengono scontri molto violenti. Katia individua un intruso. Si tratta di una tigre sconosciuta. Lo scontro che segue è breve. Si tratta più che altro di una dimostrazione di forza. Non ci sono feriti. Katia ha avuto fortuna. Questi scontri possono essere mortali. Larisha, ignara del pericolo, è più giocherellona che mai ed è felice di rivedere sua madre. La comunicazione tra le tigri è un altro argomento di grande interesse per John e Linda. A volte pensiamo che gli animali solitari non comunichino tra di loro. Lo fanno raramente, ma quando lo fanno, si tratta di informazioni molto importanti. Il mezzo di comunicazione più comune tra le tigri è l'olfatto. Vanno in giro ad orinare sugli alberi e a volte lo fanno con molta frequenza. Fa parte delle loro attività quotidiane. Sì, questo odore è molto intenso. Qui è passata una tigre. La nostra tigre Alexi è andata giù per la strada ed è arrivata a quest'albero. Si è girata e l'ha spruzzato di urina. Si vede questa macchia scura qui, dove ha lasciato una traccia. E dalle orme sembra poi che si sia alzata sulle zampe posteriori e abbia grattato la corteccia in questo modo e si sia strofinata contro di essa con la testa. Katia usa il suo odore per comunicare che questo è il suo territorio. Dall'odore una tigre può dedurre l'età, il sesso e l'identità di Katia. Un maschio può anche capire se è pronta ad accoppiarsi.
Questo grosso maschio sta rispondendo all'odore di Katia. Questa azione è conosciuta come il comportamento Flemen e lo si può notare nei luoghi in cui altre tigri hanno lasciato il loro odore. Questa azione, simile a delle boccacce, in realtà permette all'odore di raggiungere un organo posto dietro alla bocca della tigre. Graffiare gli alberi può essere per Katia una semplice forma di esercizio fisico, ma le ghiandole della sudorazione delle zampe lasciano il suo odore dappertutto. Anche le dimostrazioni di affetto tra Katia e Larisha sono in parte basate sull'odore. Lo strofinamento trasferisce e mescola gli odori delle tigri e rafforza i loro legami sociali. Katia e Larisha ci stanno aiutando a capire la vita sociale di questi animali. È ora di andare avanti, ma John e Linda torneranno nel territorio di Katia e continueranno ad osservarla. Oggi, con un elicottero, i ricercatori si dedicheranno a una tigre chiamata Natasha. Le batterie del suo collare radio si sono infatti scaricate e se non riuscissero a sostituirle, perderebbero un importante soggetto di studio. Il biologo Bart Schleyer si unisce al gruppo per partecipare a questa missione. Prima di partire per catturare una tigre, sono sempre molto teso e nervoso. Credo che lo siamo tutti. Anche qui sull'elicottero la tensione è ancora alta, ma quello che stiamo facendo è così importante che la paura e la tensione si superano. La prima cosa che facciamo naturalmente è andare sul territorio dell'animale e cercare il segnale. Quando l'abbiamo trovato, dobbiamo avvicinarci all'animale sempre di più e nel più breve tempo possibile. Quindi, fin da quando siamo sull'elicottero, cerchiamo di individuarla. Eccola! È molto importante che la prima persona che vede la tigre lo comunichi ai piloti in modo che la possano seguire e raggiungere un luogo più adatto. È un po' pericoloso perché siamo troppo vicino agli alberi. Dall'alto la tigre è un bersaglio molto piccolo. Vediamo solo la parte posteriore. E riuscire a spararle mentre cammina è piuttosto difficile. Di solito lo facciamo quando sono ferme. I dardi siringhe non volano come proiettili, risentono della forza di gravità e dall'aerodinamica. Volano come le frecce. Questa cattura è stata più difficile di altre, perché Natasha era nel letto del fiume dove gli alberi sono molto alti e non riuscivamo ad avvicinarci a lei quanto avremmo voluto. In realtà non hanno paura dell'elicottero, sono solo arrabbiate.
perché non possono raggiungerlo e aggredirlo. Dopo aver sparato, restiamo fermi ad osservare le sue reazioni. Infatti occorrono tra i 5 e i 10 minuti perché la chetamina faccia effetto. La nostra preoccupazione principale è che la tigre sia sedata. Appena sembra stordita, dobbiamo atterrare il più presto possibile. Da quel momento, ogni minuto è importantissimo. Non è possibile raggiungere l'animale avendo la certezza che si sia calmato. Non solo, ma in questa situazione nella quale la tigre non è in trappola, è possibile che ti aggredisca. A turno monitoriamo la respirazione. Si può vedere il battito. Vediamo ancora come respira. Piega la testa un po' all'indietro. A parte quel canino, i suoi denti non sono male, no? Entrambi gli inferiori sono andati, eh? Eh sì, tutti e due. I campioni di sangue e tessuto sono molto importanti perché li usiamo per fare analisi genetiche. Questo serve ad analizzare le differenze tra le tigri siberiane ed altre sottospecie di tigri. Dobbiamo cambiare il collare radio. Vogliamo che la cattura avvenga con successo. Siamo sempre molto preoccupati che si ferisca. Mi sembra giusto, ma preferisco allargarglielo ancora un po'. Con quale buco lo chiudi? Con il terzo. Per alcuni usiamo il quarto, ok? Ok, adesso facciamo un po' di foto ai denti. Definiamo l'età delle tigri in base ai denti e a quanto sono consumati. Avere delle foto dei denti ci permette di capire se ci sono stati dei cambiamenti. Alza il labbro qui. Sì, perfetto. Cerchiamo sempre di lasciare la tigre da sola quando inizia a dare segni di risveglio. Oh, alza la testa. Sta alzando la testa. Una volta che comincia a muovere la testa, passeranno ancora altri 10-15 minuti prima che possa alzarsi e camminare, come minimo. Si sta alzando. Ok, sbrighiamoci a raccogliere la roba. Beh, è molto importante mettere il collare radio a questi animali, perché le tigri sono molto diffidenti. Non riusciamo a trovarle e seguirle. È impossibile, sono quasi invisibili. Brava. Le informazioni che stiamo raccogliendo sono molto utili ai fini di un piano di conservazione. Potrebbero addirittura salvare la specie. Insomma, ha ucciso un'alce. Quando iniziammo il programma di ricerca qui, nel 1992, il nostro scopo non era solo quello di studiare le tigri, di conoscerle meglio, era anche di sviluppare una database che fosse il più attendibile possibile per la definizione di un piano di conservazione della tigre siberiana. Il direttore del Siberian Tiger Project, Dale Mikkel, aggiorna John e Linda sugli ultimi aggiornamenti al piano di conservazione ed un sistema di aree protettive che garantirebbe un'espansione continua dell'habitat delle tigri dal confine settentrionale fino a quello meridionale.
Si tratta di un piano ambizioso che mira a collegare i parchi nazionali e le riserve in modo da formare un corridoio sicuro per la tigre e le sue prede. Le tigri siberiane hanno bisogno di una quantità enorme di spazio. Dedicare un territorio all'intera popolazione sarebbe impossibile. Le tigri e gli esseri umani devono coabitare. La conservazione della tigre non vuol dire solo dedicarle un pezzo di terra. Si tratta di trovare il modo di far coesistere in armonia uomini e tigri, utilizzare le risorse naturali senza danneggiare nessuno. Dale lavora con la gente del posto per sostenere a livello locale il piano di conservazione. La sopravvivenza delle tigri e la conservazione in generale sono strettamente collegate al coinvolgimento della gente. Se la gente si sente partecipe, se sente che le sue necessità economiche saranno assicurate, non andrà in cerca delle risorse della foresta. La conservazione avrà successo solo se la popolazione locale vede la tigre come una creatura che vale la pena di salvare. È autunno ormai, un periodo di grandi cambiamenti. È passato già un anno dalla prima volta che gli scienziati hanno visto Katia e Larisha nella foresta. Larisha è ormai una tigre adulta, è rimasta vicino al territorio della madre e ne ha ereditato una parte. Come sua madre prima di lei, Larisha ha barcato i confini del suo territorio. Ha anche trovato un compagno, una tigre col collare radio di nome Geni. Le tigri possono vivere nella giungla, nelle paludi o nella foresta boreale, ma la cosa importante è che siano presenti gli ungulati, le loro prede. Quando ci chiediamo come possiamo salvare le tigri, come possiamo salvare il loro habitat, in realtà dobbiamo chiederci come possiamo salvare l'habitat degli ungulati, che sono l'alimento delle tigri. Più del 50% della dieta di ogni tigre è rappresentato dalla carne di cinghiale. I cinghiali si nutrono dei pinoli che abbondano nelle fitte foreste di pini coreani del Sikkote Alin. Il pino coreano è anche un'importante risorsa di legname. Sono stati abbattuti in grandi quantità. Nonostante sia ormai un albero protetto, il suo abbattimento illegale continua senza interruzioni. Dale e il biologo russo Sasha Mislenkov stanno cercando di determinare di che cosa ha bisogno la preda di una tigre per sopravvivere. Conoscere l'habitat della tigre significa capire il rapporto tra le tigri e gli altri animali presenti in questa foresta. Il loro rapporto con cervi, alci, cinghiali ed orsi. Capire questo complesso sistema significa comprendere di che cosa hanno bisogno le tigri per sopravvivere. I biologi dell'Honocker Wildlife Institute sperano di poter delineare un quadro completo del ciclo naturale delle tigri. La sopravvivenza a lungo termine delle tigri siberiane dipende dall'esistenza di numerose piante e animali. Il compagno di Larisha, Geni, ha passato gli ultimi 3 giorni in una sola zona. Stamattina, presto, la tigre si è spostata. Linda e Kola stanno andando a scoprire i motivi del comportamento di Geni. Wow, ma guarda quanto l'ha trascinata! Di solito le tigri non trascinano una preda così a lungo, a meno che non siano state disturbate. I due ricercatori si aspettano di trovare i resti della vittima di una tigre. Ciò che invece scoprono è terribile per entrambi. La tigre! Oh, Kola! Oh, è Geni? È Geni? Dio, è una tigre! È un cucciolo! Dai,
Quando siamo arrivati lì, ci aspettavamo di trovare un alce, un cinghiale, il solito pranzo di una tigre. È stato piuttosto scioccante vedere invece delle zampe di tigre. Otto centimetri, ma questo è un cucciolo. 7,5 centimetri. È un giovane esemplare. I ricercatori devono ora determinare l'identità della tigre e come sia morta. Linda teme che la tigre morta sia la Risha. Ah, il naso insanguinato, quasi come se fosse appena tornata dalla caccia. Wow, ha un osso rotto, ha una costola rotta. Gli artigli sono consumati, hanno le punte rotte, ma non sanguinano. Stavamo guardando gli artigli perché sono neri e consumati come se fosse stata trascinata sull'asfalto. Cola e Linda sono confusi da quello che stanno trovando. Ossa rotte, carne lacerata, catrame nel pelo. Non è stato uno scontro tra tigri ad ucciderla. In questo momento sospetto che si tratti della figlia di Katia che vive da sola ormai da mesi. Il che mi rattrista molto, perché sappiamo che lei e Gany sono stati insieme, sono andati a caccia insieme, probabilmente si sono accoppiati. Quindi non sono ancora sicura di cosa sia successo. Quello che dobbiamo fare è perlustrare la zona e vedere se riusciamo a trovare altre ossa, altre orme che ci aiutino a mettere insieme tutti questi elementi e giungere a un quadro completo. Lavoriamo con questi animali tutti i giorni. Il nostro lavoro è seguirli e man mano che passa il tempo è come se fossero parte della nostra famiglia. Sappiamo molte cose di loro, anche se li vediamo raramente, e per noi è quasi come se fossero persone. Così quando succede qualcosa ad uno di loro, diventa una cosa personale, una sofferenza profonda. La tigre morta è davvero la Risha, l'unica figlia di Katia. La giovane tigre che John e Linda conoscevano dalla sua nascita è morta. Sappiamo con esattezza quando è stato concepito quel cucciolo, quando è nato. Anche se non le abbiamo mai messo il collare, l'abbiamo seguita per i primi 2 anni della sua vita quando era con Katia. Dopo abbiamo continuato a seguirne le orme nella neve. La perdita di questo cucciolo è una grande perdita di informazioni ed è un grande dispiacere. L'indagine di Linda e Cola li conduce fino alla strada. Abbiamo capito che la tigre è stata investita da un'auto, anzi da un grosso camion. Le impronte iniziano qui. Sembra che l'abbiano investita e poi trascinata con le ruote posteriori fino a qui. Sono circa 15 metri. Il guidatore ha poi raccolto la tigre ormai morta, l'ha trascinata fino al lato della strada e l'ha poi gettata nel canale di scolo. Gany l'ha poi trovata morta. Le orme mostrano che l'ha trascinata per 200 metri, una distanza incredibile, fino ad una radura nella foresta. E qui Gany è rimasto per 3 giorni con lei prima di andar via. Il fatto che l'animale sia stato ucciso solo perché qualcuno stava andando troppo forte mi fa arrabbiare. Questa è l'unica strada che attraversa la riserva e taglia proprio a metà uno dei principali territori della riserva. Proprio a causa sua, tutte le tigri nate in questa zona negli ultimi 8 anni sono morte investite da un'auto o uccise dai bracconieri che provengono dalla strada. Ci sono momenti come questo in cui il futuro della tigre siberiana sembra segnato. Ma anche in Siberia esiste il proverbio: la speranza è l'ultima a morire. Nonostante le circostanze avverse, il numero di tigri siberiani in libertà sta crescendo, da sole 250 nel 1992 alle quasi 400 attuali. La tigre, specialmente quella siberiana, è forse uno degli ultimi simboli del nostro legame con la natura.
Tutti rimaniamo affascinati dalla sua bellezza. Non importa se l'abbiamo mai vista in libertà o solo nei documentari o nei libri. I bambini conoscono le tigri. Sono uno dei primi animali che imparano a conoscere quando apprendono l'alfabeto. T come tigre. Se non siamo capaci di salvare un animale così importante, perderemo qualcosa di inestimabile. Quindi salvare la tigre è necessario anche per noi uomini e non solo per lei. Sono animali bellissimi, sono un tesoro, sono come un preziosissimo gioiello. Non riesco a immaginare la vita su questo pianeta senza una creatura così speciale. Dobbiamo salvare uno dei tesori della Russia. Non solo la tigre del mito e della leggenda, ma anche quella che da secoli vive cacciando nelle montagne innevate e nelle valli dell'estremo oriente della Russia. Un luogo ed un popolo che vive nell'ombra della tigre.